Un concerto tutto in rosa con due grandi autori, Antonio Vivaldi ed Astor Piazzolla, quello in programma domenica scorsa al Teatro Comunale Maria Caniglia, le quattro stagioni di Vivaldi e quelle del compositore latinoamericano, sul palcoscenico un'orchestra costituita da sole donne. A diretta all'orchestra Antonella De Angelis, violino solista Laura Marcatori, primo violino alla Scala di Milano. Il competente pubblico sulmonese ha molto gradito il concerto incentrato sull'alternarsi delle stagioni, così come immaginate dai due grandi autori. L'orchestra femminile del Mediterraneo nasce come luogo privilegiato d'incontro tra artisti di diversi paesi, più importante tra Europa e Africa. La formazione è nata per condividere l'arte, ma anche obiettivi come la pace, la cultura, l'educazione. L'orchestra è stata protagonista in occasione dei Giochi del Mediterraneo al Forum Internazionale della Città dell'Adriatico e dello Ionio. La stessa orchestra è impegnata in progetti umanitari. Il pubblico ha molto gradito il concerto, tributando alle musiciste sostenuti applausi.